Ciao bambini! Con la lezione di oggi cercherò di spiegarvi il concetto di anno. Anzi, lo rimarcherò perché voi lo conoscete già. Ho costruito per voi un manufatto insieme all'aiuto di due dei vostri compagni, Marco e Leone, e che pubblicamente ringrazio. Per realizzare un manufatto simile a quello che ho costruito io con i vostri compagni, sarà sufficiente avere a disposizione del materiale da riciclo o facilmente reperibile. Due palle di polistirolo, una più grande e una di dimensioni più piccole, del filo di nylon, il filo di ferro, materiale di cancelleria vario e delle stoffe da riciclo. Io, voi, tutti quanti, viviamo su un pianeta che si chiama Terra, alla forma di una sfera schiacciata un po' sui due lati. Questo pianeta è formato per la maggior parte d'acqua, quella degli oceani, e da terra emersa. Noi viviamo in Europa, precisamente in Italia, che ha la forma di uno stivale da donna. Siamo nel Salento, nella parte inferiore del tacco. Il nostro pianeta Terra, insieme ad altri pianeti, alcuni più piccoli, altri più grandi, le stelle, fanno parte dell'universo, che è uno spazio infinito, in cui tutti i pianeti e le stelle sembrano galleggiare per assenza della forza di gravità. Ma la Terra fa parte anche del Sistema Solare, un insieme di pianeti che sono vicini al Sole e gli ruotano intorno. Il Sole è una massa incandescente che brucia, e la stella a noi più vicina. La Terra gli gira intorno, percorrendo un percorso della durata di un anno. 365 giorni. E questo cammino della Terra intorno al Sole a determinare l'anno e la suddivisione di esso in mesi. Bene, allora bambini, è tutto chiaro? Quindi l'anno è formato da 12 mesi. Li vogliamo ripetere insieme? Voi li conoscete già, sono, sì, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Bravissimi! Un'altra cosa molto importante, ricordiamo, non dimentichiamoci, l'anno non ha solamente 12 mesi, ma è diviso anche in 4 stagioni, che voi conoscete già. E sono precisamente anche queste. Dai bambini, ripetiamole insieme. L'inverno, la primavera, l'estate e l'autunno. Però le stagioni le approfondiremo meglio alla prossima lezione. Grazie a tutti di aver partecipato. Alla prossima!